Benvenuti su Calcio 360, il posto giusto per chi ama il calcio. Lo scandalo del sistemico aiuto all'Inter tramite VAR continua e solleva dibattiti e polemiche. Fischia, fischia, ma fischia santo cielo. Guarda per intero il video per capire fin dove sono arrivati, ma prima di iniziare vi invitiamo ad iscrivervi e attivare la campanella per sostenere questo canale e non perdervi i nostri prossimi video. Un piccolo gesto per voi ma di grande importanza per noi. Grazie amanti del calcio. Nel conclusivo atto di Inter Verona, sotto la direzione dell'arbitro Fabbri, l'invito appassionato viene rivolto dall'addetto Varnasca. Questa partita ha scatenato numerose polemiche e proteste a causa dell'omissione nella segnalazione della gomitata inflitta da Bastoni a Duda, seguita dal gol decisivo realizzato da Frattesi a favore dei nerazzurri. Nel corso delle due ore di dialogo con i rappresentanti dei media, Gianluca Rocchi ha fatto presentare e diffondere le immagini e l'audio relativo all'episodio oggetto di contestazione. La proposta di fischiare ha ricevuto l'approvazione di Rocchi, confermando così la validità dell'invito da parte di Nasca. Con il difensore del Verona a terra in area di rigore, le sue parole, Fabbri doveva interrompere l'azione, in particolare dopo che era colpita la traversa, perché a quel punto l'azione era finita e non bisognava proseguire. Invece Fabbri ha fatto continuare per 3 minuti. Nell'audio si sente dire dal direttore di gara Fabbri, Duda mi ha guardato e si è rimesso giù. Questa è furbizia. È dunque emersa la chiara scelta di non penalizzare il contrasto e consentire la prosecuzione dell'azione. Nasca ha poi aggiunto, gol regolare, gol regolare. Con tutte le conseguenze che ne sono derivate. Al contrario, è stato affermato oggi che avrebbe dovuto essere sanzionato il fallo commesso da Bastoni. Non so perché non sia stato ravvisato dal VAR, ha ammesso Rocchi. Ad esempio, l'atteggiamento di Faraoni durante Juventus-Verona ci ha fatto arrabbiare molto, ma non ha condizionato la decisione come è stato giusto. In Inter-Verona Fabbri non ha dato la giusta importanza al fallo di Bastoni. Le responsabilità su questo gol è sia di Fabbri che di Nasca allo stesso modo. Come ho detto fin dal primo giorno, bisogna arbitrare con coraggio, non avere mai paura di decidere. Troppo semplice per Rocchi l'addossare le colpe agli arbitri e tra l'altro proprio lo stesso Nasca aveva agito diversamente su Faraoni. Assurdo e scandaloso. È il sistema che non è basato su trasparenza ed equità delle quali ha bisogno il calcio italiano per risollevarsi. Questo sistemico aiuto arbitrale all'Inter ha di fatto falsato un campionato che appare già scritto. Cosa ne pensate? Se volete condividere la vostra opinione su questa questione spinosa, lasciate un mi piace e fatecelo sapere in un commento. Iscrivetevi e attivate la campanella per sostenere questo canale e non perdervi i nostri prossimi video. Un piccolo gesto per voi ma di grande importanza per noi. Grazie amanti del calcio.